Ciao ragazze, video sulle scoperte del periodo insieme a Chiara Kia Screech. Se non la conoscete, andate a conoscerla, vi metto il link nell'info box. Allora ragazze, questo mese vi voglio parlare di alcune cosettine. Come sapete, in questo video noi vi facciamo vedere delle cose che a primo acchito, ve lo ripeto sempre, ci hanno colpito, però ci riserviamo di deliberare più in là. Almeno io voglio testarle meglio prima di promuoverle completamente. Però vi voglio parlare di alcune cose e introduco in questo video, scusami Chiara, per andare fuori tema, però vi voglio introdurre anche delle riscoperte, delle cose che ho riscoperto perché ultimamente sto ripescando all'interno della mia collezione in modo tale da utilizzare tutto quel che ho, quindi compro di meno e utilizzo di più e smaltisco di più. E vi voglio parlare di alcune cose che avevo un pochino accantonato, ma che secondo me veramente vale la pena di provare. Partiamo subito, ragazzi, non ci perdiamo in chiacchiere. La prima cosa di cui vi voglio parlare sono queste maschere qui di Geomar. Sono delle maschere monodose, o meglio, ci sono due dosi all'interno di queste confezioni, di cui adesso me ne resta una perché comunque ne ho utilizzate tante, parecchie. E una di queste, quindi due dosi. Il bello della diletta. Quindi due dosi di queste costano 99 centesimi. Io le trovo da GDL, nei supermercati GDL, ma l'ho viste anche in qualche profumeria, se ben ricordo. In ogni modo penso siano facili da provare. Io ve le straconsiglio, ragazze, perché mi sono piaciute un sacco. Unica cosa, ne ho prese di diversi tipi, ho preso quella liftante, quella rigenerante, quella nutriente, e questa qui, in realtà, che è quella nutriente vellutante, l'ho utilizzata ieri, e non lo so se è stata questa o qualche altra cosa, mi ha fatto un po' di una strana reazione qui sulle gote, sulle guance, quindi su questa ho un po' un punto interrogativo, però in sé, quindi in generale, queste maschere sono state una scoperta del periodo perché costano poco e secondo me valgono la pena. Vediamo se ce la faccio a parlare. Queste due scoperte le devo attribuire a mia sorella perché lei le aveva comprate e mi aveva detto di essersi trovata bene sia con questo che con questo, e sono rispettivamente il blush di Revlon, il Photo Ready, flush nella tonalità Flushed Rouge Son 200, io ho questa qua, ed è quello che indosso oggi. Siccome quando mia sorella resta soddisfatta di qualche prodotto, non lo si può non provare perché lei non è un tipo che va presso a queste cose, non tanto, e quindi quando veramente qualcosa la colpisce, io mi dico no, la devo provare perché deve essere qualcosa di spettacolare. E in effetti, ragazzi, mi è piaciuto tantissimo. Lo sto utilizzando abbastanza, in realtà, appunto, vi ripeto, è una scoperta abbastanza utilizzato, come vedete, abbastanza solcato. Il colore è stupendo, mi stavo strozzando, fedelissimo, fedelissimo in videocamera, assolutamente come lo vedete. E mi piace perché quando lo stendete subito si amalgama col viso. Non richiede tanto tempo per sfumarlo, basta semplicemente stenderlo con i polpastrelli e l'effetto è veramente molto 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 carino. Mi è piaciuto. E poi questo, ragazze, che è quello che indosso sempre anche oggi, ed è il Lash Potion di Revlon, questo mascara qui, che è nella tonalità nera 001, non lo so se ce ne siano altre colorazioni, sinceramente, e mi è piaciuto un sacco, stratosferico anche il packaging, ragazze, molto carino, molto innovativo, diverso rispetto ai soliti mascara, vedete, e devo dire, ragazze, che mi sta piacendo, è un volumizzante allungante delle ciglia. E finora, però l'ho utilizzato pochissimo, ve lo rimarco, però finora mi sta piacendo, vedremo, vi farò sapere successivamente. Ragazze, passando alle riscoperte, quelle di cui vi parlavo all'inizio del video, vi volevo assolutamente segnalare gli ombretti in crema di Shiseido, perché forse ve ne avevo parlato in un video proprio agli albori, agli albori,
di tutto questo. Comunque, all'inizio della mia avventura qui su YouTube ve ne avevo parlato, probabilmente paragonandoli a quelli di Mac, e ve li voglio risegnalare. Io ne ho tre, vedete, e sono quelli con il vecchio packaging, con la vecchia formulazione, ma sinceramente, ragazze, sono integri, sono perfetti, sono tra gli ombretti in crema che io amo assolutamente di più. Io ho questi tre colori che sono stupendi, poi vi faccio vedere più nel dettaglio eventualmente, e ho questo rosa che è quello più utilizzato, questo color verde Tiffany, non poteva mancare, e poi ho, non vi sto a dire i numeri perché comunque sono cambiati ora, sicuramente ce ne sono in altri, i numeri sono cambiati, sono diversi, e poi ho questo colore bellissimo che è quello che indosso oggi, ed è un colore, è un beige rosato, molto neutro come colore, che può essere utilizzato come base per moltissimi make up. Questi tre sono degli ombretti che io amo veramente, non si sono seccati, non si staccano dai bordi, veramente una qualità superiore secondo me, io li amo. Adesso non so se nella nuova formulazione si sono migliorati o eventualmente si siano peggiorati, questo non lo so dire, però questi qua ragazzi, questi che ho io sono veramente il top secondo me, danno un effetto liftante alla palpebra, hanno una buonissima tenuta. Ogni volta che io voglio fare un make up che duri faccio riferimento a questi, e io li preferisco tantissimo a quelli di MAC, perché comunque quelli di MAC nel corso del tempo si seccano, molte volte si staccano dalla confezione, sebbene io sappia bene come tenerli, come manutenerli, e nonostante questo mi succede e ho riscontrato sempre questo problema. Poi ragazzi, vi voglio parlare di questa, che è una scoperta, scoperta diciamo da 2 settimane, sto in fissa con questo profumo, al momento non lo posso comprare anche perché ne ho tantissimi. Ragazzi, scusate l'interruzione, ma hanno suonato giù, insomma. Comunque, vi dicevo, questo profumo qui di Lancôme, che è La Vie est Belle, La Vie est Belle. Allora ragazze, io questo profumo lo amo, me ne sono innamorata, perché praticamente mi riporta a tempi che furono, ossia mi ricorda tantissimo a un che di Hypnose di Lancôme, che era uno dei miei profumi preferiti in assoluto tempo fa, anni fa. E in particolare mi ricorda il periodo del mio viaggio di nozze che io feci nel Salento, un posto bellissimo, giornate stupende, veramente meravigliose, lo ricordo davvero con tanta nostalgia quel periodo, è stato veramente un periodo bellissimo, e quindi annusare questo profumo mi riporta a quei tempi, però questo rispetto a quello è più persistente ed ha qualcosa di diverso, qualche nota diversa, non ve lo so descrivere, ma se vi capita ragazzi andate assolutamente ad annusarlo, a sniffarlo, perché è qualcosa di fantastico, veramente. Vi volevo poi riparlare, perché ve ne ho parlato, non ricordo se in un video haul, non ricordo sinceramente, o comunque ve ne avevo parlato così pur parlé in qualche video precedente, però mi volevo risegnalare questo siero amplificatore di spessore di Elviv di L'Oréal, della linea Fibralogy, che veramente ragazzi mi ha stupito un sacco. Io lo sto utilizzando, come vedete è qua a metà boccetta, in realtà è poco, costa 5 euro, in realtà è pochino perché sono 30 ml, però veramente il suo sporco lavoro lo fa, e lo fa tutto, amplifica davvero lo spessore dei capelli, io li vedo molto più pieni, più nutriti, anche più morbidi, quindi ragazze provatelo e poi mi saprete dire eventualmente, secondo me ne vale la pena. E per concludere vi volevo mostrare una scoperta in campo alimentare, o comunque in campo, non so nemmeno io come definirlo, definitelo voi. E qui vorrei fare un saluto alla mia amica Ela, Ela Fashion, che non può non averli ragazzi, sono i yogurtini di Hello Kitty della Nestlé che io bevo la mattina, e questi mi sono stati consigliati da mia nipote che ha 4 anni ragazze mie, e devo dire che vale veramente la pena di assaggiarli, perché hanno un gusto molto favoloso, squisito, quindi la mattina anche come snack mattutino, metà mattina, vale la pena di provarli. La confezione è veramente carinissima, rosa con la gattina seduta sulla fragola, quindi ragazze, lo so, devo smettere, e ho smesso in realtà da ormai 2 anni, veramente ho tagliato i ponti con Hello Kitty, però ogni tanto ci ricado, in questo caso è anche una bella ricaduta secondo me, una ricaduta gustosa e sfiziosissima. Tra l'altro mia nipote è una giovanissima trendsetter, secondo me la vedo molto avviata sulla strada, mi piace tutto ciò, bene bene, mi piace. Quindi ragazze, detto questo, io ho detto tutto,
Vi invito a seguirmi su tutti i miei social network, se vi fa piacere, Instagram, The Pop, il blog, Facebook, la pagina Facebook, ragazzi, ve la ribadisco perché non ci siete, non venite mai, non ci passate mai, vi metto tutti i link nell'info box, quindi venite perché comunque c'è un contatto più diretto, parliamo di tutto, ci confrontiamo su tante cose, anche su Instagram metto un sacco di foto, molte volte lì è più facile il contatto perché c'è il commento, si risponde subito, poi comunque anche se sono in giro o sono al lavoro o insomma riesco a rispondere prima rispetto che qui su YouTube. Quindi ragazze, nulla, questo era tutto, mando un grandissimo bacio a Chiara, con voi ci vediamo la prossima volta. Arrivederci principesse.